ragazze e ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Ragazzi vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram, detto questo, andiamoci dentro quel video. Oggi ragazzi sono qui per parlarvi di una storia alquanto interessante che ho trovato girovagando per il web. E in effetti da un po' di tempo che non vi faccio video dedicati a fuori di melone seriali. Oggi di conseguenza ho deciso di parlarvi di una coppia diabolica, tra le più crudeli mai esistite. Questa coppia è stata anche nominata il fuori di melone delle babysitter. Ed oggi parliamo di Fred e Rosemary West, che hanno freddato almeno 11 vittime accertate. Quelle presunte sono più di 13. Ebbene, iniziamo a parlare di questa storia indicando il luogo dove tutto è parzialmente accaduto. Siamo a Cromwell Street, nella città di Gloucester, che dà il nome alla contea del Gloucestershire. Si trova più precisamente nell'Inghilterra sud-occidentale. Nella prima metà degli anni 90 del secolo scorso, quella era una via tutto sommato stretta, affiancata da una doppia fila di case, in stile vittoriano, non molto curate. Dalla stazione questa zona distava un centinaio di metri. Ecco perché quel posto non era troppo appetibile dal punto di vista immobiliare. Infatti gli abitanti di quella zona erano residenti da lungo tempo, principalmente lì viveva la classe operaia, che doveva in qualche modo riuscire ad arrivare a fine mese. E quindi affittavano una camera vicino alla stazione che, per quanto scomoda era, gli permetteva di non spendere troppo con l'affitto. Le case più lontane dalla stazione e messe meglio, invece, erano abitate dalla piccola borghese di provincia. Mentre la zona più vicina alla stazione vedeva proprietari di camere affittare solo stanze da letto, principalmente per ragazze che lavoravano in città, che svolgevano dei lavori che non gli concedevano grandi salari. In quanto questi mestieri erano adatti al tempo ai giovani, con scarsa scolarizzazione e scarse pretese. Siamo quindi a Cromwell Street e al numero 25 abita la famiglia West, composta da Fred e Rosemary. Ma come al solito andiamo con ordine, partiamo dall'inizio. Scopriamo insieme la vita di queste due persone, come è nato il tutto? Quando queste due persone si sono incontrate? In che contesto? Ragazze e ragazze, partiamo da Fred West, che è nato il 29 settembre del 1941. Fred è il secondo figlio di Walter West, un fattore già vedovo in giovane età, che ha sposato in seconde nozze Daisy Hill, una giovane domestica. Fred e Daisy si incontrano nella regione agricola del Herefordshire, più precisamente nella piccola cittadina di Matchmarple. Sia Walter che Daisy, quindi i genitori di Fred, provengono da famiglie contadine, abituate ai lavori in fattoria, alla solitudine e ad avere come unico e solo bene prezioso un gran numero di figli che possano lavorare nei campi o nelle stalle per aiutare il sostentamento della famiglia. Dopo Fred, infatti, nascono altri 7 figli, 4 maschi e 3 femmine. Matchmarple era un posto stupendo e tutti e 7 i pargoli crescono nel bel mezzo della natura. Però c'è un problema. Fin da quando sono piccoli la vita dei West è caratterizzata dall'isolamento, ma soprattutto dall'enorme appetito birichino di Walter, il capofamiglia. Questa situazione sfocia con Walter che inizia a dimostrare interesse per le sue figlie. Questa situazione è stata portata alla luce dallo stesso Fred in dichiarazioni ufficiali diversi anni dopo i fatti. E in effetti è facile pensare che queste situazioni, che questi fatti, abbiano aiutato la creazione di un ambiente familiare estremamente deviato, che a quanto pare non solo coinvolge il padre con le figlie, ma anche la madre con i figli. La madre di Fred, Daisy Hill, non è mai stata particolarmente attraente. E la perdita delle attenzioni del marito nei confronti delle figlie fa sviluppare in lei un vero e proprio legame morboso con i suoi figli, soprattutto con il suo secondogenito Fred. Fred frequenta la squadra di Matchmarple e Daisy, sua madre, è ricordata principalmente per le enormi scenate che faceva in pubblico. Gli insegnanti dovevano per forza avvertire le autorità scolastiche, in quanto Fred era spesso assente da scuola per i lavori che svolgeva in fattoria e Daisy puntualmente si presentava strepitando dagli insegnanti, che però non potevano fare niente. Fred doveva frequentare la scuola. Secondo le parole di Fred, il legame tra lui e Daisy, sua madre, diventava giorno dopo giorno intenso, sempre più intenso, così tanto intenso che hanno iniziato a fare le cose. Quando Fred compie 12 anni, la vita in quella fattoria di famiglia, circondata dalla natura ma isolata, è stata principalmente improntata su due frasi ben precise che Walter West continua e ricontinua a ripetere, ossia: io vi ho generato ed ho il diritto di avervi e, ancora meglio, fate ciò che desiderate, basta che non vi scoprano. Fred quindi cresce con questi insegnamenti impartiti da suo padre ed il passaggio tra l'infanzia e l'adolescenza risulta, come ovvio che sia, problematica per il ragazzo. Gli aspetti più devianti che andremo poi a vedere in questo video si sono già formati
nella personalità di Fred. Arriviamo al 1956, quando Fred ha 12 anni, ha lasciato la scuola e sa leggere e scrivere all'incirca come un bambino di 7 anni. Lavora alla fattoria di famiglia e a circa 37 km, a Ledbury, è presente la Market House, che al tempo era un ritrovo proprio per i giovani, una vera e propria calamita per i giovani. E Fred ha capito che se si sistema un pochino riesce anche ad attirare qualche ragazza. Di conseguenza inizia a frequentare quel posto con suo fratello John. Fred a quel punto è chiaro che adotti un modo rude per approcciarsi alle ragazze. Le prendeva per mano dicendo semplicemente «Venite con me!» E via! Era convinto che un, due, tre avrebbero avuto un rapporto. A causa di questo comportamento di Fred, spesso e volentieri capitava che scoppiasse qualche rissa. Fred non vi partecipava volentieri, non era un tipo rissoso, anzi tutt'altro. A proteggerlo era sempre comunque suo fratello John, che era decisamente un po' più attaccabrighe. L'adolescenza di Fred tuttavia è caratterizzata da altrettanti fattori molto importanti, che avrebbero, secondo i sostenitori della psicopatia biologica, segnato davvero a fondo la sua salute. Quindi che succede? A 17 anni Fred è molto amante dei motori, di conseguenza cosa fa? Compra una moto. Fred è ossessionato dalla sua moto, ogni sabato la pulisce. Ed è tanto fiero di essere riuscito a comprarsi un mezzo tutto suo, senza l'aiuto di nessun altro. Fino a quando una sera, tornando a casa, non incrocia una donna in bicicletta. I due hanno un incidente. La ragazza non si fa tanto male, ha diversi tagli. Ma nonostante questo, si rialza senza alcun problema. Il problema è Fred in questo caso. Al tempo l'uso del casco non era obbligatorio, ecco perché Fred, cadendo dalla moto, si frattura diverse ossa, ma soprattutto il cranio. Questo incidente gli costa una settimana di coma. Dopo il suo risveglio viene sottoposto a un'operazione in cui gli viene inserita una parte metallica nel cranio col fine di sostenerlo. Dopo l'incidente molti notano il netto cambiamento di Fred. Suo padre sostiene che non lo riconosce più, anzi dice proprio che Fred sembra un'altra persona. Se tutto ciò non bastasse, Fred, dopo 2 anni dal primo incidente, ne ha un altro. Cade, batte la testa e rimane nuovamente in coma per 2 giorni. Questo fatto però non è accaduto a causa dell'incidente, è accaduto perché Fred stava facendo il furbetto nei confronti di una ragazza, mettendo le mani dove non avrebbe dovuto. Sono tutti su una scala antincendio di un centro giovanile, la ragazza non la prende bene, lo spintona, Fred cade e quindi sbatte la testa per terra. Nelle dichiarazioni successive dei conoscenti di Fred, molti concordano nell'affermare che gli scatti d'ira che caratterizzano Fred per il resto della sua vita siano sorti proprio a seguito del primo coma, aggiungendo la predisposizione psicologica a non essere proprio un angioletto, derivante ovviamente dalla sua situazione familiare. Forse la ragazza ha subito un danno cerebrale permanente non rilevato. Dopo questo secondo, ennesimo incidente, chi gli sta accanto vede in lui un cambiamento sia fisico che comportamentale. Se già prima Fred era fissato con le cose birichine, ora lo è ancora di più. Il problema è che Fred sbaglia totalmente nel comprendere l'approccio giusto, o meglio, non riesce a capacitarsi che possa esistere un modo diverso e gentile per approcciarsi alle ragazze. Ora Fred zoppica e mostra i primi segni degli eccessi d'ira. Il ragazzo di conseguenza viene emarginato a causa del suo temperamento. Inizia ad avere una pessima reputazione, pur avendo un certo fascino per le donne grazie al suo aspetto. Questo però non è sufficiente, Fred finisce ai margini della società. Frequenta ladruncoli con cui fa spesso piccoli furti e prostitute. È in questo modo che Fred incontra Catherine Costello, meglio conosciuta come Rina. Rina è un'adolescente scozzese, ha i capelli biondi, e Fred l'ha già incontrata nel 1960 ad un ballo paesano. Si incontrano nuovamente nel 1962. E Rina a quel punto non è più una semplice adolescente scozzese, perché la ragazza fa già il lavoro più antico del mondo. Rina proviene da una famiglia disgregata, è stata arrestata ed è già finita il riformatorio, e in quel momento vive con dei suoi parenti in Inghilterra. Sia Rina che Fred hanno un carattere impetuoso e quindi stanno spesso assieme. Si può dire che praticamente non si separano mai. Rina purtroppo è vittima di una bassa autostima, infatti si fa usare dagli uomini. E questo particolare a Fred piace molto. Però c'è anche l'altro lato della medaglia, perché Fred è pure molto geloso. Insomma, gli piace che Rina faccia la prostituta e quindi gli piace immaginarsela con altri uomini, però è pure geloso. In ogni caso, Fred le fa un sacco di scenate. Però c'è un fatto. Rina vorrebbe andarsene, però ha 18 anni ed è già in dolce attesa. Ed il figlio non è di Fred. Infatti Rina lo sposa dopo pochissimo tempo, hanno fatto in tempo a vedersi forse per 2 volte. A seguito del matrimonio i coniugi si trasferiscono a Cottbridge, ossia la città natale di Rina. Di conseguenza Fred abbandona definitivamente la vita solitaria della fattoria di Matchmarkle e di certo i due coniugi non si trasferiscono per caso. L'intento è quello di andare nella Scozia centrale, sufficientemente lontani dal passato di Fred per potersi garantire un nuovo futuro. Volevano un nuovo inizio. Quelle, almeno, erano le loro intenzioni. Rina, finalmente, partorisce sua figlia e, sorpresa sorpresa, è di sangue misto. E questo
per Fred è un vero e proprio problema, specialmente a quell'epoca. La bambina di fatto viene alla luce, si chiama Charmaine, e insieme a lei viene alla luce anche una bugia. Rina e Fred dicono di averla adottata dopo la dipartita prematura della bambina che Rina portava in grembo. Questo è solo il principio della quantità di misteri e segreti che avrebbero immerso Rina in un vero e proprio vortice di violenza. Infatti, il rapporto tra lei e Fred è improntato su un accordo ben chiaro ad entrambi. Rina deve abbassarsi a soddisfare tutti i bisogni del marito, e con tutti intendo tutti. Questo comprende anche fare le cose alla 50 sfumature di grigio. Se Rina si oppone, le vengono comunque messe le mani addosso, quindi che deve fare? In mezzo a questa situazione familiare, oserei dire catastrofica, Rina mette al mondo un'altra figlia, ossia la prima figlia di Fred, Anne-Marie. L'uomo è davvero molto dolce e paziente con sua figlia Anne-Marie, mentre è davvero scontroso con Charmaine, la sua figliastra. Charmaine purtroppo subisce violenza di ogni tipo. Per di più, se fa i capricci, viene rinchiusa nell'armadio e sua madre non sa come fare per risolvere la situazione. Rina è una ventenne con precedenti per prostituzione. Non ha alcun reddito sufficiente per mantenersi. Di conseguenza non può allontanarsi da Fred, o per meglio dire, dal suo stipendio fisso. L'uomo infatti ha trovato lavoro come autista per un furgone di gelati. Quella è un'attività che attira un tipo di clientela decisamente corrispondente al suo tipo di donna ideale, ossia una donna giovane. E in effetti la lunga lista di tradimenti, le presunte violenze o le semplici dicerie su quell'autista, quello di nome Fred chiama la carne giovane, non migliorano certo né la sua reputazione né i suoi rapporti coniugali. Il matrimonio tra Fred e Rina è arrivato al limite del sopportabile. E se pensiamo che Rina era una donna abituata a fare il lavoro più antico del mondo e a fare piccoli furti, potremmo renderci conto di quanto questo uomo sia arrivato davvero ad un livello preoccupante. Accade però che un giorno, volente o nolente, Fred commette un enorme e gravissimo errore e quindi è costretto a cambiare aria. Fred ha un incidente in macchina e colpisce una ragazza. Questo fatto, aggiunto alla lista interminabile di azioni equivoche, lo convince che sia giunta l'ora di tornarsene in Inghilterra per abbandonare la Scozia. Fred si sposta nel Gloucestershire, in quanto ha trovato lavoro in un mattatoio. Però quel trasferimento avviene in un modo a dir poco singolare. L'uomo infatti si trasferisce con le due figlie e tre donne. C'è sua moglie, Rina, che non ha idea di come diamine liberarsi di lui. C'è Isa McNeil, ossia la babysitter delle figlie della coppia. E infine c'è anche Anna McFall, una ragazza amica di Rina, segretamente innamorata di Fred. Il lavoro al mattatoio deve aver avuto un forte impatto per le problematiche di Fred, che a quel punto arriva a collegare le sue pulsioni con i corpi dei maiali. Probabilmente l'elemento che ha davvero fatto scattare Fred è stato il sangue. Siamo nel 1965 e mantenere un'intera famiglia di 5 persone non è certo cosa facile, specialmente in un'Inghilterra rurale con scarsi, se non nulli, sbocchi lavorativi per le donne. Fred quindi è costretto a vivere con la sua famiglia allargata in un caravan parcheggiato in un camping. Le difficoltà economiche sono così importanti che a un certo punto Rina è costretta a tornare al lavoro, a tornare in strada, e la costringe suo marito, nonostante l'anno prima le abbia messo le mani addosso in modo parecchio importante a causa di un presunto tradimento. Di conseguenza qui possiamo notare un cambio di approccio di Fred. A lui non importa della fedeltà di sua moglie, ma di avere controllo su di lei. In altre parole, Rina può fare cose con altri uomini se è Fred a deciderlo. Arriviamo al 1966, quando la vita di Rina è arrivata a un livello praticamente insostenibile. Di conseguenza prende coraggio e prova a lasciare il marito. Prova a scappare con le sue figlie, ma viene scoperta da Fred. Non le impedisce di andarsene, ma le impedisce di portarsi via le bambine. Rina prova comunque ad allontanarsi, ma senza vedere le sue figlie riesce a resistere per pochi mesi. Infatti nel 1967 per lei diventa insostenibile non vedere le sue figlie. Di conseguenza fa ritorno al camping, scoprendo che Anna McFall, la sua presunta amica segretamente innamorata di Fred, ha preso il suo posto in tutto e per tutto. Non solo Anna McFall ha iniziato una relazione con Fred, ma è anche incinta. Nonostante questa situazione, Rina abbassa la testa e torna al camping. Ma ben presto le tensioni tra lei, Anna e Fred raggiungono picchi mai visti prima, specialmente perché Anna continua a far pressione a Fred perché divorzi da Rina. Il punto è che Fred non vuole e non può divorziare da Rina, e le richieste di Anna sono così pressanti che una notte nel luglio del 1967 la donna scompare misteriosamente e ad occuparsene è Fred. Quella è la prima volta che Fred colpisce con l'intento di far del male a qualcuno. Ovviamente, in men che non si dica, si diffondono delle voci parecchio maligne su una teorica follia commessa da Rina. La scomparsa di Anna McFall non viene mai denunciata.
Fred dice ai suoi parenti che Anne è tornata in Scozia, nella sua città natale, cambiando nome per ricominciare una vita. E i parenti di Anna ci credono. Dopodiché Fred e Rina si trasferiscono in un altro camping, vicino a Cheltenham. La loro convivenza però non continua ancora per molto. Infatti Rina molla definitivamente Fred nel 1968, lasciando a lui le sue due figlie, Elle-Marie e Charmaine. Arriviamo nel 1969, quando Fred fa l'autista per una panetteria, quindi ha un furgoncino che guida per andare a consegnare il pane a dei clienti. Ed è proprio durante il suo lavoro che incontra la ragazza che sarebbe diventata la sua seconda moglie, ossia Rosemary Rose Letts. Rose, in quel momento, ha solo 16 anni. Ed ora che i nostri protagonisti si sono incontrati, tocca fare un altro passo indietro. Chi è Rosemary? Rosemary nasce il 9 novembre del 1953. È la figlia più grande ed ha 7 tra fratelli e sorelle. Rosemary nasce da Bill Letts e Daisy. E fin da subito dopo il matrimonio, Bill, l'uomo di casa, è il classico padre padrone. I Letts sono una famiglia del Devon e anche il loro nucleo familiare è gravemente compromesso. Bill, il capofamiglia, urla, sbraita, ordina a sua moglie di far star zitta sua figlia, in quanto non sopporta neanche di sentire dei semplici sussurri. L'uomo passa ogni volta il dito sui mobili per vedere se c'è segno di polvere. E in caso ci sia qualcosa che non va, puntualmente Bill perde la testa. Mette la cucina sotto sopra, mette la casa sotto sopra, colpisce sua moglie, colpisce i suoi figli. Il punto è che sua moglie, Daisy, non sa che Bill da piccolo ha avuto una diagnosi di schizofrenia. Arriva un giorno in cui l'uomo perde definitivamente le staffe e spintona sua figlia giù per le scale. Suo fratello, vedendola cadere, si spaventa da morire e inizia a piangere. Ebbene, Bill non si preoccupa della figlia che è caduta dalle scale, scende le scale, va verso suo figlio che stava urlando, gli prende la testa, gliela sbatte contro il muro e poi gli urla a sua volta in faccia: basta urlare! Quando sua moglie, ossia la madre dei suoi figli, si è messa in mezzo, lui ha avuto il coraggio di andare in cucina, prendere un pentolino che stava bollendo con dell'acqua dentro e sbatterle in faccia a sua moglie. Arriva il 1953 e Daisy entra in una profonda depressione. E con un marito simile a fianco non è neanche così complicato pensarlo, poverina. Daisy è incinta di Rose di ben 8 mesi. Ma questo non impedisce ai medici di sottoporla alla terapia degli elettroshock per curare la sua depressione. Nel frattempo Rose nasce ed è una bambina davvero bellissima. Ha dei bellissimi occhi grandi e dei capelli neri molto lucenti. Da bambina Rose inizia ad oscillare continuamente, avanti e indietro. Crescendo, la situazione a scuola si ripete. Per Rosa è difficile stare dietro ai suoi compagni. Rosa ha chiaramente problemi di apprendimento. Inoltre, a scuola non ha amici e viene in continuazione presa di mira. C'è però un fatto. Perché a quanto pare Rose non è mai stata colpita direttamente dal padre. Questo perché, ahimè, si presume che lui abbia fatto violenza su di lei. Rose cresce e non ci vuole molto per capire che gioca in un modo un po' strano. È come se stia in un mondo tutto suo. Ritaglia delle lenzuola per fare dei vestiti alle sue bambole. I bambini ripetutamente traumatizzati, in effetti spesso gestiscono queste esperienze in modo dissociato, talvolta staccandosi totalmente dalla realtà. Si nascondono letteralmente i luoghi della loro mente che hanno creato per stare più sicuri. Ecco perché talvolta questi bambini sembrano totalmente assenti. Rose, benché abbia un padre che fa cose terribili con lei, è protetta. Di conseguenza, crescendo, Rose impara a manipolare suo padre col fine di ottenere ciò che vuole. In pratica Rose sa benissimo come guadagnarsi le attenzioni di un uomo più grande, che sia suo padre o meno. Nel 1968 Daisy Letts, vedendo lo stato mentale di suo marito deteriorarsi ogni giorno di più, decide di prendere i figli e di scappare. Tutti vanno con Daisy e si trasferiscono a Bishop's Cleeve, un villaggio nella contea di Gloucestershire. Ora Rose e Fred vivono a soli 30 km di distanza. Rose ora è un'adolescente e inizia a dare libero sfogo alla sua aggressività. Non solo reagisce alle angherie del prossimo, ma protegge anche i suoi fratelli. Lei stessa è stata vittima da diverse prese in giro dei suoi coetanei e probabilmente questa rabbia che Rose inizia a tirar fuori deriva proprio da quell'esperienza negativa che lei stessa ha avuto. Il problema è che ben presto Rose si guadagna una pessima reputazione. Inizia a fare la cameriera e ogni tanto lavora anche in strada. Nel 1969, all'età di 16 anni, incontra Fred West, che come vi dicevo lavora come autista delle consegne per una panetteria. È chiaro che Rose sia in cerca di un ragazzo più grande di lei, che abbia autorità e controllo. Non è minimamente interessata ai suoi coetanei e questo purtroppo è un fattore psicologico dato da ciò che accadeva con suo padre. Col tempo la bambina, che poi crescendo è diventata una ragazzina, ha stretto con suo padre un patto silente. Sì, io non mi oppongo, tu non mi picchi. E in effetti così
è sempre stato. Questa circostanza dal punto di vista psicologico è davvero molto, molto importante, in quanto mostra il vero e proprio sviluppo di un sistema di protezione da parte di un soggetto, ossia la vittima, chiaramente debole al cospetto di un soggetto violento, che però nel suo sviluppo porta la vittima a saper toccare i tasti giusti nel soggetto dominante, col fine per l'appunto di sviare le punizioni e divenire in pratica colui o colei che può avere il controllo nelle situazioni più pericolose e di maggior sfogo dell'altra persona. Quando Fred West ha visto per la prima volta Rosemary, ha pensato fosse la vittima perfetta. Ma Rosemary è decisamente diversa da tutte le ragazze con cui ha avuto a che fare Fred. Di conseguenza le cose si evolvono in un modo totalmente inaspettato. Prima di tutto c'è da sottolineare che Rose è l'unica ad aver mantenuto i rapporti con suo padre. Inizialmente la ragazza gli racconta che va da Fred per fare da babysitter alle sue due bambine, mentre Fred è sinceramente attratto da Rosemary. Di conseguenza la corteggia con doni stravaganti e probabilmente rubati. Rosa a questo punto chiede a Fred se è sposato e Fred non può mentire. Sì, era ancora sposato. L'uomo è costretto a dire che c'erano ancora dei problemi con la sua ex moglie Rina. Ma andando avanti col tempo, Rose inizia a frequentare sempre più spesso il suo caravan e ben presto inevitabilmente diventa la sua amante. Sappiamo con certezza che Rosemary ha sviluppato una propria capacità di diventare in qualche modo dominante in un rapporto con un soggetto violento, un soggetto deviato, un soggetto proprio come Fred. La loro relazione diventa ben presto simbiotica, continua a rafforzarsi. Nonostante la ragazza sia comunque rimasta in contatto con suo padre, nonostante provi, per ragioni che vi ho già menzionato prima, ad opporsi alla relazione. L'uomo si comporta come un amante tradito e non come un padre preoccupato dalle frequentazioni della figlia. Il padre di Rosemary arriva a minacciare Fred andando direttamente al camping dove abita. Lo minaccia pubblicamente. Nonostante ciò Fred non si fa intimidire, le dà di santa ragione al padre di Rose che sparisce e non si farà più vivo, manco per sbaglio. Rosemary, nonostante si stia prendendo cura di due figlie non sue, dalle varie testimonianze emerge che non le trattava assolutamente bene. Il suo obiettivo preferito è la piccola Charmaine, dotata di un carattere forte e di una forza di volontà molto ferrea nonostante la sua tenera età. Arriva il 1970, quando Rose mette al mondo la sua prima figlia, ossia Heather. Rosemary a quel punto, a 17 anni, si scontra con un gran bel problema, chiaramente difficile da risolvere per qualsiasi donna, anche non adolescente. Fred finisce in prigione con una condanna per furto e lei deve occuparsi da sola di tre bambine. Nell'estate del 1971, quando Fred è ancora in carcere, Charmaine scompare e questa volta ad occuparsene è Rose. Uscito di prigione, Fred deve anche fornire una scusa al suo vicinato per la sparizione di questa ragazzina. Ma non ci mette molto a trovare una scusa. Charmaine è tornata da sua madre in Scozia per cominciare una nuova vita. Ed è vero, la scusa è semplice, ma è una scusa a doppio taglio. Perché quando Rina viene a scoprire della sparizione di sua figlia, torna al camping per capire cosa sia accaduto. Non solo Rina non ottiene alcuna informazione su ciò che è capitato a sua figlia, ma anche lei sparisce, senza lasciare traccia. E questa volta ad occuparsene è Fred. Rosemary e suo marito a questo punto creano una folle unione indissolubile. Ciascuno sa cosa aveva fatto l'altro e insieme sviluppano una vita intima totalmente deviata. Comprende prostituzione, violenza, fantasie di far violenza su altre persone e fantasie sul far fuori altre persone. Arriviamo al gennaio del 1972, quando Rosemary sposa Fred, che a giugno dello stesso anno mette al mondo un'altra figlia. A questo punto la famiglia ha decisamente bisogno di una casa più grande e la scelta cade sull'abitazione numero 25 di Cromwell Street. La casa è spaziosa, ha un bel giardino, ma soprattutto ha un'ampia cantina. Ed è proprio la cantina che una volta insonorizzata sarebbe diventata la camera di Fred, in cui sarebbero passate un numero tutt'oggi sconosciuto di donne. Tutte donne picchiate, a cui è stata fatta violenza. Alcune di queste donne vengono addirittura rilasciate perché sono anche troppo sconvolte per pensare di fare una denuncia. Altre donne invece sono semplicemente state sepolte in giardino. E qui, ragazzi, arriva la parte secondo me più brutta di tutte, perché la prima vittima di Fred è Anne-Marie. La cosa peggiore è che mentre Fred fa del male ad Anne-Marie, c'è sempre presente anche Rose, che lo aiuta, oppure lo sprona a fare anche di peggio. Contemporaneamente, nello stesso periodo, ossia tra gli anni 70 e gli anni 80, i West, a Cromwell Street, sviluppano un mercato fiorente di prostituzione per Rosemary. La donna sceglie di intraprendere questa via di sua spontanea volontà, quindi non la obbliga suo marito. Anzi, il marito le ha dato il suo consenso. Il lavoro di Rosemary però la porta ad essere continuamente in stato interessante.
Eros quei figli li mette al mondo. Quei figli rimangono con lei e Fred. Inoltre, come molti proprietari immobiliari di Cromwell Street, anche i West diventano affittacamere per giovani adolescenti, che vengono attirate dalla proposta di un lavoro come babysitter per i figli della coppia. C'è da dire che questa situazione per Fred e Rose è un vero e proprio paradiso. Molte ragazze varcano la soglia della porta al civico 25 di Cromwell Street, ma poche ne escono vive. Ah, nessuna viene risparmiata. La violenza. La cosa che ho trovato ancora più terribile è che queste due persone avrebbero davvero potuto smettere se solo i giudici avessero creduto alla testimonianza di Caroline Owens. Caroline ha 17 anni ed è una delle poche ragazze sopravvissute alla coppia. Caroline inoltre è anche l'unica che trova il coraggio di denunciare la coppia per le violenze subite nel 1972. Purtroppo però la ricostruzione dei fatti non convince i magistrati, che si limitano a multare i coniugi West per condotta birichina inappropriata. È in questo modo che si è andata a delineare il modus operandi della coppia criminale, perché qui è di coppia che si deve parlare. Ora c'è la partecipazione di Rose in tutte le violenze e in tutte le dipartite. Quindi, qual è il modus operandi dei coniugi West? Ebbene, i coniugi attirano adolescenti, possibilmente con pochi legami familiari, nella propria casa a Cromwell Street, proponendo una camera in affitto a poco prezzo e un lavoro da babysitter. Dopodiché a queste ragazze danno in qualche modo alcol misto a sostanze malandrine e di conseguenza perdono conoscenza. Quindi vengono portate in cantina. Al loro risveglio Fred e Rose si sfogano e di base si sfogano sulla vittima di turno. Dopodiché le e un po' le seppelliscono nel giardino e un po' sotto il garage. Non mi è chiaro in che modo, però le seppelliscono sotto il garage. Negli anni gli orrori che accadono a Cromwell Street sono anche accompagnati da numerose nascite. Infatti in quella casa finiscono col vivere 10 ragazzini e bambini di varie età. Nel corso del processo si è sospettato che nel tempo ne fossero stati concepiti almeno 24. Molti hanno avuto un destino terribile. Anne-Marie, passati gli anni, diventa troppo grande per continuare ad abbassarsi ai soprusi di suo padre. Non ne può più e quindi fugge di casa col fidanzato. Da quel momento Fred decide che la sua preferita è Heather, che prende il posto di Anne-Marie. Fred però non sa che questo è il suo errore più grave. Infatti Heather, pur costretta a starsene zitta e a subire, non si è mai data per vinta. D'altronde quei bambini erano cresciuti in un ambiente in cui o sei forte o impari ad esserlo. Quindi Heather arriva a confessare a un'amica nel 1987 di essere in dolce attesa e non del suo fidanzatino. I genitori di questa amica, pur amici dei coniugi West, pregano Heather di denunciare il fatto alla polizia. Ad occuparsi del caso è la detective Hazel Savage, che ha avuto a che fare con Fred West per buona parte dei suoi oltre 30 anni di carriera da investigatrice nella polizia britannica. La coincidenza ha voluto che la detective Hazel Savage abbia ascoltato nel 1966 gli sfoghi di Rina, ossia la prima moglie di Fred. Ha inoltre assistito impotente all'assoluzione della coppia riguardo il caso di Caroline Owens. Inoltre è un'evidenza che in quegli anni, a Gloucester, si verifichino tante violenze e sparizioni. La detective non ha mai avuto per le mani tante prove così precise e una possibilità tanto concreta di togliere dalla circolazione in modo definitivo Fred West. Dopo questa situazione, purtroppo, Heather sparisce misteriosamente e la detective non ha mai dubitato della sua idea. Heather è stata fatta fuori perché aveva parlato, ma non aveva ancora confermato ufficialmente le sue accuse. Nonostante la conoscenza riguardo i trascorsi dei coniugi West, a Hazel Savage sono necessari ulteriori 7 anni dalla scomparsa di Heather e molte altre segnalazioni fatte da numerose persone per ottenere un mandato di perquisizione per la proprietà di Cromwell Street. La detective si presenta a casa West la mattina del 24 febbraio del 1994, accompagnata da una scorta di colleghi e da uomini dell'unità scientifica. La detective è sicura che avrebbero trovato tracce delle vittime dei West in bella vista, sotto al patio, in giardino. E invece non è proprio così che va la situazione. Al tramonto, dopo una giornata di ricerche, ancora nessun corpo è stato trovato. Quello che si vede è una fossa enorme nel giardino dei West, sotto la pioggia insistente di un febbraio inglese. La detective Savage non aveva più elementi contro Fred di quanti già ne avesse a suo arrivo. Però la detective in questo caso prende una decisione che avrebbe di fatto potuto mettere a repentaglio la sua lunga e rispettabile carriera. Senza la prova più importante, ossia senza il corpo della vittima, la detective ordina di arrestare Fred West. È chiaro che per l'uomo questa è stata una mossa della detective totalmente inaspettata. E infatti, pensando di essere spacciato, una volta salito in macchina, confessa non solo della dipartita di Heather, ma dice anche che gli scavi in giardino si stavano facendo decisamente nel luogo sbagliato. Infatti, con nuove e più precise indicazioni, la polizia trova il corpo di Heather, sepolta sotto neanche così tanta terra a dirla tutta.
Anche dopo l'incarcerazione dei West, vengono ritrovati parecchi corpi sia nella proprietà di Cromwell che in Midland Road e anche nelle brughiere del Gloucestershire. Al termine della conta, al termine di quell'orrore infinito, c'è la preparazione al processo e le dipartite attribuite a Fred e Rose West si contano decisamente sulle dita di più mani. Fred, quell'uomo che ha reso la vita di più donne e ragazze un inferno, privato dell'appoggio di sua moglie, si rivela fragilissimo. Grazie agli interrogatori della detective Savage e al peculiare rapporto di fiducia che si è instaurato tra l'uomo e Janet Leach, si sono potuti ricostruire ben 30 anni di atti criminali. Janet Leach ha un ruolo che è legalmente riconosciuto in Gran Bretagna, di garantire l'equità dell'operato della polizia in presenza di un adulto chiaramente disturbato come Fred. Dopo aver vuotato il sacco, dopo aver perso il contatto con tutte le persone che lo hanno fatto diventare ciò che è, a Fred non rimane niente. Tanto che si toglie la vita in carcere mentre è in attesa di giudizio nel 1995. Sua moglie Rose, invece, a differenza, si è sempre dichiarata innocente per quanto riguarda le dipartite. Ma deve comunque affrontare il processo per ciò che è stato rinvenuto non solo a Cornwall, ma anche nel resto dei luoghi segreti. E per quanto Rose cerchi di dichiararsi innocente, viene condannata all'ergastolo per aver colpito almeno 10 vittime. Nel 1996 la casa Cornwall Street viene demolita dalle autorità municipali, in quanto nessuno aveva più il coraggio di passarci davanti. La mia opinione in questo caso è alquanto semplice. Sono contenta che Rosemary sia assolutamente in prigione e stia scontando l'ergastolo. Non mi fa piacere che Fred si sia tolto la vita, per me anche lui poteva marcire in prigione con l'ergastolo, ma credo davvero che questa storia sia molto molto delicata. Sia delicata perché colpisce sempre e comunque il contesto familiare. E purtroppo il contesto familiare spesso è davvero complesso, specialmente se ci sono queste dinamiche così tanto deviate. Fred e Rose sono cresciuti entrambi con una certa mentalità. C'è da capire però se gli incidenti di Fred abbiano in qualche modo causato il cambiamento dell'uomo per poi farlo sfociare in un comportamento assolutamente terribile. In realtà però non c'è una vera presa di posizione su questa situazione. Alcuni sostengono che Fred è arrivato a quella situazione a causa degli incidenti che ha avuto. Molti altri invece sostengono che non c'entra assolutamente niente, che Fred aveva già qualche problemino ancora prima di avere questi incidenti. L'unica cosa che so, ragazzi, è che leggendo questa storia davvero sono rimasta tanto stupita, perché era un'escalation che continuava a peggiorare minuto dopo minuto. Ecco perché ho deciso di raccontarvela. Fatemi sapere voi cosa ne pensate della storia di Fred e Rosemary. Fatemi sapere anche se sapevate di questo caso, di questa storia. Conoscevate queste persone? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Detto ciò, ragazzi, io vi mando un bacione. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi. Ma soprattutto continuate a mangiare le verdure, che continuano a far bene. Ciao ragazze e ciao ragazzi.